potrebbero raffigurare come Italia e sono così decadenti, no? Questa epoca è così decadente, è un periodo che si potrebbe definire come una perla deformata, storta, no? Questa epoca, sì, per certi versi è piena di ricchezza, sì, è pulenta, si adorano lo splendore e la bellezza. In questi posti si adora quello che non è naturale. In questi posti amano i castrati. Il fenomeno dei castrati è proprio nato qui in Italia e non per caso in un paese cattolico. La Chiesa aveva bisogno delle loro voci nei cori e dopo si è diffusa soprattutto negli altri paesi cattolici questa passione per il loro canto. Insomma, io non riesco a capire come si possa sacrificare i più deboli, i bambini, come si può sacrificare ogni anno migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di bambini che vengono castrati, spesso muoiono subito dopo la loro castrazione. Come si può sacrificare questi bambini e loro non hanno scelta, è solo per conservare la loro voce d'angelo, non hanno scelta, loro vengono portati in orfanotrofio e in ospizio, chiamati oggi conservatorio, non hanno scelta, hanno 8, 9, 10, 11 anni quando subiscono l'intervento, capite? Non hanno scelta e io dico solo questo, che io capisco la passione per i castrati, la capisco perché quando cantano sono una cosa incredibile, sono straordinari, lo so, io ho sentito varie volte i più famosi cantanti, li conosco, sì, ti toccano qualcosa dentro e qualcosa davvero mai provato. Una sensazione incredibile, sì, ti senti un'altra persona quando assisti a un tale evento, sì, ti senti diverso quando assisti, partecipi al loro concerto, sì, io ho visto svenire delle persone, uomini, donne, quando cantavano i castrati, svenivano, ma c'è un tale isterismo nei loro confronti, un tale isterismo, ho visto delle donne che avevano in mano una bambola in cera, no, del loro cantante preferito, la baciavano quella bambola e piangevano, ma immaginatevi, c'è un tale isterismo, vengono venerati, incastrati, ma solo, esclusivamente solo quando cantano bene, quando cantano molto. Molto, ma molto bene. Allora io dico questo. Non bisogna maltrattare i più deboli. Questa società ha sacrificato già tante persone. Questi bambini sì, vengono selezionati, educati e se sopravvivono diventano musicisti e cantanti. Ma spesso non vogliono nemmeno esserlo, capite? Non hanno scelta. Io dico, bisogna essere generosi con il popolo. Un po' di umiltà, nonostante tutta questa ricchezza, no? Ma
raccontarvi. Volevo testimoniare di Jacopo, di Jacopo Santo. Lui era molto alto, molto alto. Aveva le gambe e le braccia lunghe e la testa era troppo piccola. Aveva anche un po' di seno e troppo grasso attorno ai fianchi. Si era sviluppato nel tipico modo dei castrati. Sì. Ma aveva un sorriso stupendo. Alcune persone chiamano i castrati capponi. Ah, anfibi in forma umana e mostri generi su umani e mucche. Non è vero, loro sono belli, sono speciali, sì, sono diversi, sono bellissimi soprattutto quando sono giovani. Sono persone che hanno sofferto molto, molto, molto. Il problema comincia quando invecchiano, se invecchiano. Ma sapete che i castrati riescono a sostenere un tono più di... strangolarono per farmi svenire, mi tolsero i testicoli e
quando mi svegliai, il mio mondo, il mio io mi era sfuggito per sempre. Chi sono io? Chi? Che voce tengo io? Non ho mai conosciuto realmente la mia vera voce, solo quella che volevano gli altri da me. Chi sono io?